Che nuovo giorno fantastico! Buongiorno! Fammi vedere come sta andando il mio raccolto. Wow! Impressionante! Questo è già maturo? Vediamo! Wow! Il mio piccolo! Continua a sonnecchiare e non ti sveglierò! Cosa c'è qui? Oh, una tonnellata di pipistrelli! Incredibile! Tu verrai a casa con me! Il suo raccolto è pronto! Mentre il mio sta peggiorando di giorno in giorno! Questo sembra migliore degli altri! Lo terrò! I miei antenati sono sempre stati fortunati con i loro raccolti! Ho sempre vinto il primo posto! Perdente! Sono una vergogna per la mia famiglia! Li ho delusi! La gara per il miglior raccolto di vampiri è oggi! Devo partecipare! Ma dovrò imbrogliare! Nasconderò una foto tra le foglie in modo che nessuno sospetti nulla! Dovrebbe funzionare! Dai! Piano, tesoro! Ehi, vicina! Ehi, chi è quello? Santo cielo! Beh, devo andare! Zitto, piccolo, va tutto bene? Incrociamo le dita e speriamo! Il concorso sta per iniziare! Concorrente numero uno! Oh, che bel bambino! Oh, smettila! 8 punti al massimo! 8 è tanto! Ottimo! Concorrente numero 2. Vediamo. Wow! Ehi, bello! Questo vale un bel 10! Oh, sì! Congratulazioni! Ci vediamo dopo! Ultimo, ma non meno importante! Quel cavolo è terrificante! Spero che vada bene! Cosa c'è qui? Dai, sei seria! Mi hai fatto morire dal ridere! Ben fatto! Bello scherzo! Congratulazioni ai vincitori! Non è giusto! Cosa sta facendo lì? Abbiamo vinto, tesoro! Abbiamo vinto! Non ho dubitato di te nemmeno per un secondo! Devi avere fame! Prendine un po'! Che appetito! E io mi occuperò del raccolto rimanente! Basta! Ho chiuso! Brutto cavolo! Sei la rovina della mia esistenza! Prendi questo! Che succede? Che schifo! Vi odio! È una follia! Meglio entrare in casa! Sono distrutta! Ho bisogno di un consiglio! Certo! So cosa fare! Prima di tutto, farò un piano d'azione! Ecco, proprio così! Ho vinto! Avete capito il mio piano? Scrivetelo qui sotto! Eccoli qui, piccoli cavoletti! Prenderò il più carino! Oh! Ora sei mio! Ops! Aiuto! Fatemi uscire! Ehi, vicina di casa! Ciao! Mordi, pesciolino! No! Sta scherzando!
Sei libera. Ciao. Aspetta un attimo. Non dimentichi nulla? Cosa? Rimetti a posto il cavolo. Come vuoi. Grazie. Ciao. Cos'è successo? Chi ha lanciato la palla? Erika, posso avere la palla? Greg, sei cresciuto! Accidenti! Prendi la palla e fai in modo che non la veda mai più! Rinfrescati, amico! Guarda che bel raccolto abbiamo! Le partite di pallone sono le peggiori! Papà una volta ha insegnato a me e a Candy a lanciare la palla. Una volta eravamo migliori amiche. Ma ora non più. L'ultimo cavolo e sono pronta. Controlliamo le trappole di Bob. Wow! Che fiamma! Ora ci riprovo. Attacco con la freccia. Terzo tentativo. Per fortuna non ero io. E l'ultimo. Le trappole sono finite. Ora posso andare a prendere il cavolo. Che credulone. Prendo tutto quello che riesco a portare via. Sandwich, dovrai aspettare un po'. Il sale sarà utile per una cosa più importante. Nemmeno un testimone. Mirare e fuoco. La foto si è rovinata. Ora sono pronto a mangiarti. Wow, cos'è questa? Una vecchia foto ricordo. Rubare è brutto. Rivoglio i miei cavoli. Ok. Ecco. Ciao. È stata una pessima idea. Non vedo l'ora di vedere come va il mio raccolto oggi. Credo che abbia bisogno di più acqua. No, non è il caso. A questo punto ho provato tutto quello che potevo. Erika, cos'è successo? I miei cavoli sono orribili. Sai una cosa? Posso aiutarti? Ecco, ha funzionato. Sei il mio supereroe. Ti devo un favore. È adorabile. Fantastico. Oh no, è una follia. Per favore, no! Io volevo solo aiutare. No! Buon compleanno, figliolo! Ehi, sono qui con un regalo. Wow! Cosa devo fare? Bevi lo sciocchino! Delizioso, vero? Lo è! Ciao, Greg! Vieni! Mi ci è voluto un po' per sceglierlo! Erika, aspetta! Devi perdonare mio figlio! Che maleducato! Io me ne vado! Oh, cavolo! Eravamo partiti così bene! Sono pronta per gli esperimenti! Colleghiamo? Oh, sì! Un impulso elettrico potrebbe dare il via! Sta succedendo qualcosa! Salvatemi! Ehi là! Ciao! Sei davvero carino, ma dovresti continuare a camminare. Esperimento numero 2, con il sangue di un donatore. Wow! È stato veloce! Ops! L'esperimento è stato un disastro! Devo pensare a qualcos'altro. Mi serve ispirazione. Come far crescere un vampiro. Pozione di vampiro, è quello che ci vuole. Nonna,
Sarai così orgogliosa di me. Gnammi, gnammi. Gli darò un po' di tempo, non voglio distrarla. Grazie, vampiro supremo. Candy, ciao. Come osi? Ma ancora tu? Fammi un favore. Sto morendo per questa pozione. Ti prego. Stai scherzando? No. Ti prego. In nome della nostra amicizia, aiutami. Ok. Tieni. Grazie, Candy, sei la migliore. Te ne vuoi andare? È passata una vita. Controllo le istruzioni. Due gocce? Capisco. Una, due. Forza! Oh, non succede nulla. Altra pozione, immagino. Giralo, così non si brucia. Sì, papà. Sta funzionando. Ma che succede? Ma che importa? Ho creato il mio vampiro! Cibo! Oh no! No! Aiuto! Aiuto! Erika è in pericolo! Arrivo! Non osare farle del male! Figliolo, ti aiuto io! Paletto di legno! Prendi questo! Grazie, Greg! Grazie anche a te, Bob! Pace! Ovviamente! Unisciti a noi! La cena è pronta! Quella cosa che hai fatto con la pala è stato strabiliante! Posta! Grazie! Il miglior concorso per vampiri! Vincerò io! Stop! Tutto bene? Entra pure! Ferma! Entra! Il nostro sogno si sta davvero avverando! Mordi anche me! Chi ha fatto entrare qui questa bambina? Dovrebbe esserci la sicurezza! Misuratore di altezza del vero vampiro! Mi dispiace, non puoi essere un vampiro! Fuori! Cosa? Aspetta! Erika? Anche io voglio le zanne e la vita eterna! Erika, mantieni la calma! Ma guardati! Anche tu devi essere un vero vampiro! Cosa? Senti i nomi! Non c'è nessun riflesso! Niente! Greg, ti prego, mordimi! Oh, sì! La mia prima vittima! È ora di cena! No! Ma che ti prende? Erika! La mia testa di vampiro! Erika, apri! Non ti farò del male! Va bene! Troveremo un altro piano! Questa è un'elegante stanza per vampiri! Cos'è? Una rivista sui vampiri? Con una lista su come diventare un vampiro! Occhi, trucco, zanne, acconciatura, abbigliamento, unghie! Grazie! Erika! Calma, amico! Allora, andiamo al sodo! Erika, sembri una vera nerd! Gli occhiali non sono una cosa da vampiri! Ma non vedo nulla così! Pronto? Vorrei ordinare un collirio! Torno subito! Ehi! Ehi, Greg! Hey. Ma dove vai? Ai! Oh, eccoti! Davvero? È tutto a posto! Ho avuto di peggio! Erika! Vattene via! Ma cosa stai facendo? Non posso lasciarti da sola un attimo! Fidati di me, le cose andranno bene! Ecco il tuo collirio! Sono gocce per bambini! Fantastico! Guarda il mondo con gli occhi da vampiro! Wow! Vedo tutto! Occhi da vampiro? Check! Ah, ti
porto un caffè. Che carino. Il caffè è più buono con latte. Nascondo qui un messaggio per Erika. Vedrà e capirà che la amo. Ecco il tuo drink, Erika. Grazie mille, Greg. È così buono. Ehi, ma perché mi sono sporcata la mano? È strano. Quando vuoi. È l'ora del trucco. Farò una sorpresa a Greg. Greg, ti piace? Ma non funziona così. Serve un truccatore professionista. Gregorio è qui. Mettiamoci al lavoro, tesoro. Prima di tutto, laviamoci. E ora, disegniamo quello che ci serve. Che bello! Greg, non sapevo che ne fossi capace. Grazie. Ecco qua. Possiamo cancellare il trucco da vampiro. Sì! È tutta una questione di zanne. Il fatto è che tu non ne hai. È così che si fa. Allora, dove posso trovare le zanne? Ehi, coraggio! Troveremo una soluzione. Ecco, prendiamo in prestito quelle di Candy. What? Cosa? Vorresti strapparle i denti? Ma no, aspetta! Ecco! Mettici la colla. Sorriso favoloso! Fantastico, grazie! No, questa è una pessima idea. Dentista per vampiri. Questi sono belli. Mi piace molto questo modello. Questo mi sembra troppo, vero? Greg, ho paura! Vieni con me, per favore! Preferisco che tu lo faccia da sola. Ti aspetto qui. Ma che carine! E questo è un regalo per te. Dentifricio d'oro? Da paura! Andiamo! Ehi, lavati subito i denti! Sono splendidi! Sarai il vampiro più carino! Ragazzi, quali zanne vi piacciono di più? Quelle dorate o quelle normali? Scrivetelo qui sotto! Le zanne sono pronte! Guarda, questi abiti da vampiro sono stupendi! Devi averne uno! Sì! Ma non posso permettermelo! Controlliamo il mio portafoglio! Ops! Niente! Ok, girati! E non sbirciare! Il mio salvadanaio segreto? Cosa? Amico, anche tu sei vuoto! Cos'è successo? Siamo al verde! Ma possiamo fare un po' di soldi! Sono un vampiro e sono lucente come uno zaffiro! L'arte non è il suo forte, credo! Ragazzi, vi prego, cliccate sul like! Così possiamo ricevere i soldi più velocemente! Oh, grazie! Limonata? Qualcuno vuole una limonata fredda in una giornata calda? Il tempo è orribile! Prendi un volantino! Oh, un portafoglio! Ehi, ti è caduto? È tuo! Grazie! Puoi tenerli! Grazie per essere stata onesta! È una fortuna! Ora posso permettermi un vestito nuovo! Voglio questo! Da capo giro! Erika, sei un vampiro da paura! E c'è di più! Cosa c'è lì dentro? Una scatola di pipistrelli? Wow! Un forziere in un forziere! Deve essere di valore! I miei gioielli di famiglia! Perfetti per l'occasione! E questo anello è per te! Grazie! Sono senza parole! Sta benissimo, vero? Completo da vampiro? Fatto! Erika, ti amo! Cos'hai lì, Greg? Dai, voglio vedere! Oh, che carino! È davvero adorabile! Un cucciolo di vampiro! Lo terrò come ricordo! Cosa? Ma, Erika! Questo film è avvincente! Ma che fai?
Oh, il telefono. Devo rispondere, è urgente. Oh, guarda. E ora? Oh, i cereali. Avevo un po' di fame. Odio i cereali. Ehi, datti una regolata, Greg. Ma qual è il tuo problema? Devo andare? Cosa gli succede? Beh, cosa facciamo con questi capelli? Ok, proviamoci. Una spazzola. Un hamburger. Oh, grazie. Avevo fame. Bene, ma che diavolo è questo? Come sei finito qui? Devo andare. Ok. Ora spazzoliamo i capelli. No, questo pettine è condannato. Ecco cosa mi serve. Ups! Anche le cesoie da giardino non ce l'hanno fatta. Cos'è questo? Questi capelli potrebbero essere utili. Wow! Dove hai preso questa parrucca? Mi piace! Acconciatura completata! Ho bisogno di lunghi artigli da vampiro. Beh, vediamo cosa posso fare. Sembra un lavoro facile. Ecco, le mie unghie lunghe sono pronte. Oh no, le unghie sono troppo morbide. Greg! Che c'è? Avrei bisogno di aiuto con le unghie. Sono in difficoltà. Ok, ci penso io. Il mio set di unghie mi copre sempre le spalle. Tutto fatto. Le unghie sono fantastiche. Così affilate. Ah, mi prude il naso. Che cos'ha la mia faccia? Queste sono unghie killer. Penso che le mie unghie naturali andranno bene. Unghie completate. Questo è per te, Erika. Oh, grazie, Greg. Ancora una cosa. Wow, è un ciondolo d'argento. Mi hai fatto una trasformazione da vampiro certificata. Abbiamo finito. Prego, mia cara vampira. È una nuova vampira? Ah, Candy è fuori moda ora. Sì, hanno ragione. Addio. Dove state andando? Potresti morderci, per favore. Siamo fan sfegatati. State indietro. È un vampiro molto importante. E tu chi sei? Vattene. Ehi, è io. La vostra celebrità è qui. Oh, una vecchia bambola di mercoledì. Riposa in pace. È solo nel cestino. Ciao, papà. Erika, tesoro. Per favore, porta fuori la spazzatura. Che bella bambola. Chi ti butterebbe via? Non preoccuparti, mi prenderò cura di te. Siamo a casa. Da dove cominciamo? Prima di tutto, ricucirò il buco del ginocchio. Bada bing, bada boom! Il cerotto è d'obbligo. Ora sbarazziamoci di tutte queste schegge. Ce ne sono un bel po'. Il passo successivo sono delle belle unghie. Non le tagliavi da un po', vero? E ora limiamo. Ah, non ci credevo nemmeno io. Passiamo allo smalto. Il colore è troppo chiaro. Manteniamo un elegante nero. Abbiamo fatto le unghie. Ora arriva la parte più difficile. Eliminare i terribili brufoli. Li sto spremendo con cura, ma... Che schifo! È stato terribile. Ma ora stai molto meglio. Passiamo ai capelli. I tuoi capelli sono bellissimi. Facciamo due trecce. Molto meglio. Ora la mia parte preferita. Il trucco. Eliminiamo la ricrescita extra. Iniziamo con gli occhi. Ora ci occupiamo delle labbra. Sei una bomba.
una goccia del mio profumo preferito? E ora cambiamo questo vestito deprimente con qualcosa di più bello. Mm? Questo? No. E questo? Un altro no. Che ne dici di questo? Sì! Yeah. Impeccabile! Sei irresistibile! Oh. Sarebbe bello concludere una lunga giornata con un bel bagno. Siediti qui. Un dolce bagno di bolle profumate. C'è qualcosa di meglio? Anch'io adoro il bagno schiuma. Mm? Perché stai urlando? Sei proprio come la vera mercoledì! Sono così emozionata! Anch'io. Grazie per avermi salvata. Facciamo un ballo dell'amicizia. Ripeti dopo di me. Sto facendo del mio meglio! Va bene? Non proprio. No. Allora cosa facciamo? Come divento fichissima come te? È deciso. Ti trasformerò in mercoledì. Mano? Sono qui! Chi ha bisogno di aiuto? Niente panico. Mano ti aiuterà. È inquietante! Non preoccuparti. Mano sa cosa sta facendo. È l'unico di cui mi fidi per il trucco. Come mia madre. Ora sì che si ragiona. Ora un po' di colore. Mano, prendi un pennello. È una cosa a cui non mi abituerò mai. Basta. Rossetto, sbrigati. Perfetto. Sapevo che ti sarebbe stato bene. Mano, ottimo lavoro. Ma c'è qualcos'altro? A che ti serve quella borsa? Lo vedrai tra un minuto. Non farlo mai più! Smettila di urlare. Guarda. I capelli sono proprio come i tuoi. Certo. Ora vediamo in cosa ti trasformeremo. C'è un sacco di roba. Interessante. Purtroppo preferisci la qualità alla quantità. Vieni con me. Ho qualcosa. Provalo. Un vestito da bambola. Wow. Mi calza a pennello. Lo adoro. Sono a posto ora. Lavoriamo sulle espressioni facciali. Rilassa il viso. Inclina la testa verso il basso. E ora una smorfia severa. No. Di nuovo. Ha funzionato? Dammi il tuo telefono. Ehi, Gregory. Stai chiamando il tuo ex? Sono pazza di te. Cosa? Come osi? Se c'è una volontà, c'è un modo. Non stavo chiamando nessuno. Mi hai spaventata! Sono un'ottima insegnante. Ora facciamo un test. Quanto sei mercoledì? Gattini o corvi? Cosa ti piace di più? Fai una scelta. Certo! Gattini! Non i gattini. Pensaci meglio. I corvi? Molto bene. La prossima domanda è... un bel palazzo o un castello inquietante? È complicato! Scelgo... il castello! Perfetto! Sì! Ultima domanda. Cosa scegli? Una macchina da scrivere o un computer portatile? Oh no, non so cosa scegliere! 3, 2... Io scelgo la macchina da scrivere! Ed è la scelta giusta! Evviva! Congratulazioni! Sei pronta? Andiamo! Facciamogli vedere chi comanda! Cosa? Ce ne sono due? Mercoledì sono prodotte in serie o qualcosa del genere? Oh no! Tu vieni con me! Torna indietro! Non tornerà presto! Ciao, ex! Fai un buon volo! Wow! Oh yeah! Ora tocca a te! Finalmente! Sky, siediti un attimo!
Che succede? Perché dovrebbe servirmi un casco? Non è così divertente senza. La penna non funziona. Me ne presti una? Certo. Tieni. Puoi tenerla. Grazie. Cos'è questo strano rumore? Bel botto. Ottimo lavoro. Prendi questo. Te lo sei meritato. Un altro attacco. Basta! Non vi darò altre F! Siamo una squadra da sogno. Eccovi qui, piantagrane. Vi ho trovate. Lo vedremo. Non farlo! Mercoledì! Questa è stata l'ultima goccia. Voglio vedere i tuoi genitori. Signori Adams, vostra figlia stava per accendere un camino usando la nostra guardia di sicurezza. Questa è stata l'ultima scintilla nel fuoco della mia fiducia. La espello da Nevermore. Fuori! Mia oscurità, andrai matta per questa università normale. Anche qui tutti ti odieranno. Sono tutti così colorati. Accidenti! Visto? Te l'avevo detto. Ferma! Ecco, questo è il nostro amuleto di famiglia. È per te. Disgustoso. Buona fortuna, nuvola tempestosa. Oh! Siamo così orgogliosi di te, fantasmino. Ciao, genitori. È mercoledì! Mercoledì! La nuova studentessa! Oh! Ehi! Forte! Siediti, come tutti gli altri studenti! Forza! Ciao! Non hai un posto dove sederti? Mi sposto io! Perfetto! Passiamo al test! Poverina, hai bisogno di una penna? Le penne sono per dilettanti. I professionisti usano le macchine da scrivere. Wow! È così! Vintage! Il tempo è scaduto. Consegnate i compiti. L'ho fatto fuori. Non potrei essere più d'accordo con te.